Dove è finita Charlie? Buongiorno, dormito bene? Secondo te? Sto impazzendo, è il diavolo, letteralmente! Ma che succede qua? Va bene qua? Che siamo all'inferno, ma è mai possibile dormire in santa pace? Ci siamo quasi, eppure non capisco come, cosa! Charlie sta impazzendo. Dannazione, dannazione, dannazione! Charlie, va tutto bene? No, 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 non proprio! Sono stata sveglia tutta quanta la notte perché non riusciamo ad avviare l'hotel. Facciamo gli esercizi di fiducia, condividiamo le emozioni, mancano pochi mesi prima che arrivino gli angeli e ci facciano fuori tutti! Magari è l'ora... No! ...di chiedere aiuto... Non dirlo! ...al tuo papà. Suo papà? Ma quindi lo vedremo dal vivo? Ma è tipo una celebrità, no? O comunque un principe. È un re. Fortissimo. Ma fa paura? Effettivamente non ci avevo pensato. Non voglio chiedere aiuto a lui. Charlie, ma è un vantaggio che dobbiamo sfruttare. Solo lui può darci una mano. Non so. Complesso paterno? Beh, dopo che lui e la mamma si sono separati, non è che si sia affannato per cercarmi. Cioè sì, ogni tanto mi chiama, ma solo quando si annoia o non ha niente da fare. Complesso paterno. A me piacerebbe conoscerlo. Il pezzo grosso molto cattivo. Secondo me fa paura. È giunta l'ora. Ho finalmente creato la super ultra mega papera salterina. Che sputa fuoco! Figlia? Figlia che chiama? Pronto? Charlie? Sono anni che non mi chiama. Sì, elegante e gentile. Ciao figliola rimbambita e striminzita. Ciao papà. Come butta? Come te la spassi? Insomma, che conviene, eh? Lo sai cosa combino, papà? Te l'ho già detto. Non mi ricordo bene. Un aiutino? Papà! Possiamo giocare all'impiccato così indovino? L'Hazbin Hotel. Oh, giusto, l'Hazbin Hotel. Cos'è l'Hazbin Hotel? Te l'ho già detto! E che sono stato impegnato con il lavoro, sì. L'hotel che ho creato per redimere le anime. Ma dai! Avrai visto lo spot che abbiamo fatto alla TV? No, l'ho perso. Comunque, ti devo chiedere un favore. Beh, figliola, basta chiedere. Voglio un altro appuntamento con il paradiso. No! Ti prego, ti prego, ti prego, l'altro ha dato uno schifo! Fatti due domande! Invitalo qua! Cosa? Invita tuo padre a vedere l'Hazbin Hotel! Voi dite? Sì! Ascolta, vorrei che tu vedessi quello che sto facendo. Ti andrebbe di venire qui all'Hazbin Hotel? Aspetta, stai invitando il tuo papino? Sarò lì tra un'ora! Un'ora? A dopo, figliola! Mia figlia vuole vedere me, mia figlia vuole vedere me! Alla faccia tua, paperella lanciafiamme! Mio padre arriva tra un'ora! Cosa? Sì! Non c'è tempo da perdere, dobbiamo sistemare questo luogo alla perfezione! Nifty, pulisci l'atrio! Scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi! Sir Pentius, dedicati ai biscotti! Adoro preparare biscotti! E le Billy, preparate le decorazioni! Le facciamo, rosse o dorate? Alle entrambe, Billy! Angel, tu dai una mano! Sono un ragno, posso darvi almeno 6 zampe! Ask, prepara il drink! Finalmente! Dopo settimane a preparare succhi di frutta posso creare qualcosa di diverso! E tu, Alastor? Va bene così, non fare nulla. È già arrivato! Come vola il tempo quando ci si diverte? Vedremo il re degli inferi in persona! È spaventoso? È terrificante? Ciao figliola! È più basso del previsto. È alto come me! Potere ai piccoli! Figliola cara, come stai? Bene! È un po' cringe, non è vero? Sì. Dovremmo abbracciarci? Penso di sì. Oh, è così bel che vedere, papà! Benvenuto all'Hazbin Hotel! Ma cos'è questa catapecchia? È quello che diciamo anche noi. Ma come, papà? Sono piccole ristrutturazioni che vivacizzano l'hotel. Non le piacciono? E tu saresti? Alastor, piacere di fare la sua conoscenza. E che gioia! È bello finalmente dare un volto al suo nome. Lei è decisamente più basso dal vivo. Charlie, questo chi è? Chi è? Tu sei il facchino? Ha! Divertente! No, io sono il frontman dell'hotel. Forse mi conoscerà per il mio programma alla radio. No, ho di meglio da fare durante la giornata. Tipo creare paperelle? Ma tra l'altro, Charlie, che nome è Hazbin Hotel? Beh, si dà il caso che sia un nome a cui ho pensato io. Beh, si dà il caso che sia un nome del... Ragazzi, basta! Perché non ci prendiamo tutti una bella camomilla? Sta andando alla grande, no? Già, state zitti. Ricapitolando, se vuoi aiuto chiedi a me, che dell'inferno sono re. Guarda che commenti qui su Yel, grande e forte, dai retto a me. Si sta mettendo a cantare? Si sta mettendo a cantare. Lo sguattero non serve se hai lo chef. Piatti stellati e gratis menu alla carte. Qui l'abito è tuo padre, baro per te.
hai spumante e caviale in quantità. Chi è che da sempre c'è? Chi da sempre ha fede in te? Chi trasforma tutto in cabaret? L'assistenza alla regia? Sei tu! Proprio io, il demone che ha dato il nome alla Spirotella. Non ti ha sussurrato la tua lettera? Proprio oggi, grazie tante! Che dolce! Quanto è speciale il legame tra noi? Sei di famiglia da qui all'eternità. Tu sei la figlia che non ho avuto mai. Non sarebbe strano se chiamassi me papà? Basta! Oh, va bene, ma questo tipetto con le corna e la voce gracchiante non mi piace. E loro chi sono? Salve! Chi sono loro? Ecco loro. Ehi, vaci piano, nemmeno Angel da Smith. Ma sono umani! Inizio. Sì, ecco. E come diavolo ci sono finiti qui? Con il pullman. Con il pullman? Il treno costava troppo. E hanno già fatto abbastanza danni. È per questo che mi hanno chiamato gli angeli? Forse. Charlie, questo non va assolutamente bene. Lo so, papà. L'ho visto quanto ti sei impegnata con l'hotel e penso che tu possa fare grandi cose. Ma purtroppo non posso aiutarti. Sei disposta ad accettarlo? Sì, papà. Non ho capito. Ma quindi non è servito a niente? Esatto, micetto. Comunque gli umani non possono rimanere qui. Ma sono i miei amici. Questo non ha importanza. Devono andare via. Ma nemmeno Angel Dust paga la camera. Perché ce la dobbiamo andare solo noi? Noi volevamo stare in vacanza ancora per un po'. Ma tra l'altro, Billy, tu hai finito i compiti? C'erano compiti. I compiti delle vacanze. Oh, non li ho neanche iniziati. Non possono rimanere qui. Lo dico per il loro bene. Ma perché? Perché se non tornano sulla Terra il più in fretta possibile, saranno costrette a rimanere qui per sempre. Che cosa? Ciao, io sono Charlie della Svinotel e questo è il fumetto di Ele Billy, il segreto del collegio. Se non l'avete ancora preso, se non l'avete ancora letto, che cosa state aspettando? Cliccate nel link qua sotto in descrizione per acquistarlo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per entrare a far parte del team Olivieri. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!